Come da tradizione, anche quest'anno a Cannalonga, solenni festeggiamenti in onore di Santa Lucia con due sante messe, il Triduo di Santa Lucia. La gente ha partecipato con grande devozione. Mario Filippo, anche quest'anno si festeggia la solennità di Santa Lucia, in forma ridotta, però la festa di chiesa, che è quella più importante, ovviamente viene svolta, almeno per la parte e per i riti che si tengono appunto in chiesa. È vero, perché per le note vicende chiaramente non è possibile fare manifestazioni anche esterne, però il sentimento religioso del popolo di Cannalonga ha origini antiche. Basti pensare che la famosa fiera della Fregagnola prima si chiamava fiera di Santa Lucia. Come giustamente tu hai detto, non è possibile fare manifestazioni esterne, però noi in chiesa la festeggiamo con tutti gli onori. A quest'anno non abbiamo potuto festeggiare come si doveva Santa Lucia, perché è stato con la pandemia, non siamo riusciti né a fare la questua né fare la processione, però essendo che è stato di domenica è stato bello lo stesso. Abbiamo fatto le novene, abbiamo fatto proprio la festa in chiesa, è stato più sentito perché ci siamo più raccolti. E lo stesso la gente ha partecipato in tutto per la santa, perché comunque ci protegge per tutto l'anno prossimo, che si faranno proprio tutte le feste patronali, parrocchiali, più sentite, perché tramite la pandemia speriamo che si risolve tutto.